In questo momento particolarmente complesso per la nostra società, in cui ciascuno di noi è costretto chiuso nelle proprie case per gli effetti del coronavirus, l'Istituto Storico della Resistenza cerca comunque di portare avanti il proprio lavoro, il proprio impegno culturale. Per questa ragione, ad esempio, recentemente l'Istituto ha aperto un canale YouTube in cui sono stati caricati e ci preoccuperemo di caricare altri materiali nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in modo da rendere fruibile a tutte le persone interessate, pillole, diciamo così, di storia del nostro territorio. La collaborazione positiva che noi stiamo instaurando in questo momento però con Telebelluno ci permette di condividere questo materiale anche attraverso un altro canale, quello televisivo, e speriamo che questo possa essere un motivo di riflessione in più e di conoscenza maggiore del nostro territorio e della nostra storia.